Benvenuti a Roma Città Aperta, anche oggi abbiamo un tema molto importante da affrontare in questa prima parte, la seconda poi la dedichiamo alle vostre segnalazioni. Naturalmente le linee telefoniche sono aperte da subito al numero 06 59 10 285. Le apriamo subito le linee telefoniche perché l'argomento è molto interessante, abbiamo un ospite che può aiutarci a capirlo fino in fondo e quindi insomma se avete delle domande da fare potete approfittarne. Intanto però non vi ho ancora spiegato qual è il tema di oggi, parliamo di gruppi di acquisto solidali. Qualcuno di voi li conoscerà bene, qualcun altro forse non ne ha neppure sentito parlare, invece vale la pena di conoscerli perché sono un'opportunità interessante per la città, un modo diverso per fare la spesa, quindi parliamo di qualcosa di molto pratico. E tra l'altro i gruppi di acquisto ci dicono una cosa interessante, c'è un'economia che sta crescendo in questo momento di crisi. Parliamo di questo con Gabriella D'Amico, benvenuta. Buonasera. Buonasera, lei conosce bene i GAS, fa parte del GAS Laurentino e insomma ci aiuterà oggi proprio a capire innanzitutto cosa si intende, cosa definiamo con questa sigla GAS, no? Che è una parola che si ricorda facilmente ma ci fa venire in mente appunto il gas, insomma il materiale che ha la consistenza di un gas, invece noi parliamo di un gruppo di acquisto, parliamo di un gruppo di persone che si uniscono in maniera solidale, perché sono gruppi solidali. Esatto. Grazie, sì, allora gruppo d'acquisto solidale è un insieme di cittadini, un insieme di persone che decidono di mettersi insieme per fare la spesa, questo diciamo un po' così come in prima battuta. E in realtà questo fare la spesa è un andare ad acquistare direttamente dai produttori le cose che compriamo tutti i giorni, quindi dalla frutta e la verdura al pane, al latte, quindi rivolgersi però direttamente appunto al produttore. Si cerca di scegliere, di dare una mano diciamo soprattutto ai piccoli produttori, quindi quando per esempio ci rivolgiamo non so per la frutta e la verdura si cerca di andare in prossimità, quindi chilometro zero, vedere quelle che sono le fattorie che ci sono intorno a noi e che possono offrirci questi prodotti, piuttosto che il formaggio, non so, andare presso un caseificio. E si valutano dei criteri, cioè si scelgono questi produttori anche in base e soprattutto a dei criteri ovviamente di eticità, per questo anche l'aggettivo solidale, solidale nei confronti dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, quindi devono essere produttori o cooperative, non so, cooperative sociali, cooperative anche del commercio equo e solidale, che rispettino prima di tutto i diritti dei lavoratori e l'ambiente, quindi si sceglie quando possibile il biologico. E quando magari il biologico non è disponibile, ecco, vicino casa, molto spesso si decide anche invece di andare dal piccolo produttore per sostenere comunque l'economia locale che altrimenti da sola non ce la farebbe. E solidale anche perché c'è molta collaborazione tra le persone che decidono di fare questo tipo di acquisti, perché in realtà noi siamo un po' autogestiti, cioè ci mandiamo delle mailing list in cui ci organizziamo la spesa e poi attraverso questa raccolta ordini viene inviato al produttore direttamente la richiesta. Allora, stiamo parlando di qualcosa che in Italia esiste già da una ventina d'anni, quindi ci sono gruppi di acquisto storici che ormai hanno una grande esperienza e tanti altri che ne stanno nascendo proprio negli ultimi tempi, complice, ripeto, anche la crisi che sta dando però una spinta in positivo verso una direzione diversa per quanto riguarda i consumi, quindi c'è anche qualcosa di positivo in questa crisi, sì. lo dico spesso. Dunque, i gruppi di acquisto si sono organizzati, i gruppi di acquisto italiani si sono organizzati in una rete attraverso internet, è stato facile farlo. C'è un sito internet www.gasroma.org che vi dà il quadro della situazione a Roma, insomma, nel nostro territorio, e così insomma andando là, poi faccio vedere anche qualche pagina, avete modo di intanto individuare il gruppo più vicino a casa vostra e poi di entrare subito in contatto attraverso appunto le email. Allora, si può dire che un gruppo di acquisto solidale crea il supermercato a sua misura? Sì, in un certo senso si può dire questo e diciamo anche che secondo me è una vera e propria, come dire, palestra di democrazia, perché ci si auto-organizza con riunioni mensili e quindi noi ci vediamo proprio per decidere insieme e per valutare insieme il produttore da cui andare. Quindi una volta deciso ad esempio che una cooperativa vicino casa risponde ai criteri di eticità, è una cooperativa che rispetta l'ambiente, iniziamo ad acquistare, non so, frutta e verdura da loro, però loro sono sottoposti ad una valutazione
valutazione nel tempo, perché se magari tra 6 mesi ci rendiamo conto che sono cambiate alcune condizioni, nelle riunioni che facciamo può cambiare un po' questo parametro di scelta. È una specie di riunione di condominio quella che fate. È una riunione, sì, diciamo, in cui si condividono appunto tutte queste cose. Dividete i compiti, c'è chi va appunto a fare sopralluoghi sulle aziende. Allora, diciamo che quello dipende un po' come cresce il gruppo d'acquisto, perché per esempio il nostro è nato con una finalità non solo di acquisto, ma subito di sensibilizzazione, di diciamo diffondere un po' la cultura del consumo critico. Quindi ci siamo suddivisi un po' i compiti anche nell'organizzare degli incontri e abbiamo fatto diversi incontri su Roma, sia su finanza etica, sia sul biologico, sia con gli stessi produttori, proprio per spiegare anche alle persone che non sanno come funziona, come avviene poi praticamente l'acquisto. E di fatto poi sono aumentati i produttori, quindi io diciamo che all'inizio come responsabile seguivo tutto, ho poi diviso sui vari referenti i diversi produttori, quindi nel mio gruppo d'acquisto ogni referente segue un produttore specifico, quindi non so, c'è per esempio la referente che segue il produttore della carne, quello della frutta e della verdura, un altro che segue una grande cooperativa da cui compriamo artigianato, zucchero, caffè, le cose un po' più ordinarie, e quindi così ci si organizza sicuramente un po' come un condominio. Allora, per i produttori che si comportano bene, insomma, sì, secondo i vostri criteri, un po' i criteri che dovremmo cominciare ad adottare tutti, appunto, quindi una produzione, se parliamo di vegetali, senza eccedere nelle cose chimiche, sì, insomma, e se parliamo, non so, di animali, si devono rispettare delle norme, quindi immagino anche, insomma, sul trattamento, le condizioni, sì, di vita degli animali, insomma, per fare qualche esempio, quindi vengono premiati coloro che si comportano bene, insomma, secondo questi principi. Sì. E questo, il fatto che esista un gruppo di acquisto gli permette di sopravvivere, perché altrimenti chi ha certi comportamenti sul mercato normale non avrebbe prezzi competitivi. Esatto, e diciamo che consente anche a noi che acquistiamo, siccome c'è un acquisto diretto, noi possiamo acquistare una verdura biologica, quindi molto sana, ad un prezzo competitivo, mentre se andiamo in un supermercato biologico, tra virgolette, la stessa verdura costa molto di più, perché ovviamente guadagnano entrambi, insomma. Voi, esatto, siete disposti a pagare, sì, un giusto prezzo per quella merce che è, insomma, di qualità superiore, il produttore incassa di più perché non c'è, diciamo, da pagare tutta, sì, la filiera intermedia, e quindi sì, si è una vera e propria economia delle relazioni, sì, economia delle relazioni, che rende molto l'idea, perché noi i nostri produttori li conosciamo direttamente, quindi è un po' una rivoluzione, se vogliamo, nel consumo, perché se uno va a comprare una pasta normale non è che ha mai parlato con chi produce quella pasta, mentre per esempio la cooperativa da cui noi acquistiamo la pasta, noi li conosciamo e sappiamo cosa fanno anche formazione per esempio sui grani antichi, cioè c'è anche tutto un discorso culturale dietro molto forte, quindi per esempio le cooperative sociali hanno un ruolo sociale sul territorio, quindi acquistando da loro in un certo senso vale doppio quell'acquisto, perché si tutela l'agricoltura biologica, quindi si difende il territorio dal punto di vista naturale, e nello stesso tempo se quella cooperativa fa anche, cioè una cooperativa sociale, ha anche un impatto sociale. Quindi diciamo, secondo me, ecco, vale veramente tanto a livello proprio etico. Si fa del bene a se stessi, ma proprio in generale alla, sì, società. E al territorio, perché infatti volevo... E al territorio. Allora, adesso approfondiamo anche questi aspetti. Sì. Partiamo con le telefonate che abbiamo organizzato, perché appunto oltre a Gabriella che segue il Gas Laurentino, ci siamo preoccupati di contattare anche altri gruppi di acquisto solidale. Maria Grazia Ciaccio viene, insomma, fa parte, segue il Gas del Rione Squilino. Buonasera, ben trovata. Buonasera. Allora, il gruppo di acquisto del Rione Squilino da quanto tempo esiste? Siete un po' che lavorate su noi questo? Noi siamo relativamente giovani, perché noi ci siamo formati, ci siamo riuniti nel gennaio 2011, quindi diciamo sono 2 anni e mezzo che siamo insieme. Va bene. Quante famiglie partecipano al vostro gruppo? Dunque, attivamente, cioè nel senso che le famiglie che effettivamente partecipano quasi ogni settimana all'acquisto variano tra le 15 e le 20. Ok, quindi insomma un bel gruppo. Come fate a riunirvi? Sì. Ecco, perché parlavamo del fatto che il gruppo cerca di incontrarsi almeno una volta al mese. Avete trovato una sede? Fate uno scambio di abitazioni? Sì, noi abbiamo grosse difficoltà in questo senso, perché i gruppi di acquisto solidali... o sono fortunati ad avere
un qualche locale che li ospita, oppure effettivamente non è semplice trovare un posto dove riunirsi e dove soprattutto ricevere la merce. Questa è anche la cosa grande. Comunque noi, la nostra particolarità è che siamo nati all'interno di una scuola, e quindi noi ci appoggiamo all'associazione genitori della scuola che ci ospita e dove la maggior parte dei nostri figli frequenta. Dal punto di vista logistico, quindi noi ci riuniamo nei locali gestiti dall'associazione genitori della scuola di Donato e riceviamo la merce davanti scuola. Benissimo, come avete effettuato la selezione dei fornitori? Siete partiti da zero, vi siete appoggiati a qualche gruppo che aveva già esperienza? Noi sì, diciamo, noi avevamo tanto desiderio di staccarci dalla distribuzione, quella dalla grande distribuzione, di staccarci dai supermercati, da quel genere di acquisto dove appunto tu non sai che cosa stai acquistando, e quindi però non sapevamo bene a cosa andavamo incontro. Quindi abbiamo parlato con persone che già facevano parte di un gruppo, di altri gruppi di acquisto solidali, ci hanno un po' raccontato le loro esperienze, perché poi ogni gruppo è una storia a sé. E quindi piano piano abbiamo iniziato a conoscere qualche produttore che c'era stato in qualche modo presentato da queste persone, e poi ci siamo mossi individualmente. Certo. Allora, quando arrivano le merci, cosa parte? Una staffetta di comunicazioni? Si va tutti a ritirarla? Come funziona? Dunque, diciamo che bisognerebbe, una delle priorità dovrebbe essere la puntualità, ma è un po' difficile. Dunque noi ci si organizza così, facciamo i nostri ordini entro un determinato tempo e già sappiamo quell'ordine, quella merce quando arriverà. E quando arriverà, ad esempio oggi noi abbiamo un grande arrivo di detersivi, e sappiamo che alle 5 dovrebbe consegnare, quindi alle 5 ci troviamo davanti scuola. Perfetto. Detersivi, che caratteristiche hanno? Poi chiudiamo la telefonata, se non le faccio troppe domande. Visto che parlavamo di alimentari, invece scopro che per esempio anche i detersivi si possono acquistare. Noi acquistiamo tutto. acquistiamo tutto, qualsiasi. Che cosa hanno di speciale i detersivi che arriveranno oggi? Ma i detersivi che arriveranno oggi hanno un impatto sull'ambiente decisamente molto, ma molto inferiore in senso negativo rispetto a quello che hanno i detersivi canonici. Sono dei detersivi che hanno un rispetto per l'ambiente e per le persone elevatissimo, e hanno un rispetto anche per gli animali, perché non vengono utilizzati prodotti animali, vengono utilizzati prodotti vegetali. Non vengono utilizzati quei classici prodotti chimici che sono altamente inquinanti e dannosi anche per la salute. Quindi noi utilizziamo questi detersivi sia per l'igiene personale che per la pulizia della casa. Benissimo, Maria Grazia, ci ha dato anche un altro spunto interessante da approfondire, insomma, il mondo dei detersivi, insomma, dei materiali per la pulizia della casa che sono fortemente inquinanti, che ci fanno male oltre a distruggere l'ambiente. Fanno male a noi mentre li utilizziamo, e fanno male all'ambiente quando scarichiamo, ovviamente. Certo, certo. Grazie mille, allora, un saluto e buon proseguimento. Grazie, buongiorno. Buongiorno, insomma, allora, con queste domande a Maria Grazia abbiamo cominciate a capire come funziona nella pratica. Voi avete una sede, per esempio, come avete risolto il problema dello smistamento merci? Allora, questo è un problema un po' comune a molti gas, tranne quelli fortunati che sono riusciti magari ad avere un appoggio, a volte grazie al municipio, a volte grazie alle scuole, insomma ci sono degli enti che magari si propongono. No, il nostro è un gas, io l'ho chiamato fin dall'inizio itinerante, ma non tanto perché non abbiamo una sede, per il discorso che le dicevo prima, che facciamo questi incontri di formazione un po' per tutta Roma, perché è importantissimo fare rete, poi magari aggiungo un attimo una cosa. E quindi, come abbiamo risolto il discorso della consegna, la consegna l'abbiamo fatta arrivare presso il condominio dove risiedono più di noi siamo in 5 dello stesso gas, che siamo presso un condominio, quindi quando deve avvenire una consegna noi diamo il recapito di tutte e 5, in modo che una delle 5 sicuramente può ricevere la consegna.
e poi avendo differenziato, diciamo, una referente per ciascun produttore, ovviamente ciascuna referente avrà un po' l'incarico della singola consegna, abbiamo un po' diviso il problema, diciamo, e rimane invece il problema per le grandi consegne, per esempio gli agrumi che vengono dalla Sicilia, quando ci arriva un pallet di arance, arriva un tir immenso che è già un problema capire dove farlo fermare, e poi coordinare la consegna quando è un viaggio che parte da Catania o da Palermo, che quindi comprende vari passaggi perché c'è il mare, poi c'è l'autostrada, poi non sempre si ha un orario d'arrivo certo, e quindi quello, vabbè, è un po' più complicato, però diciamo che finora ce la siamo cavata, abbiamo cercato di farle arrivare di sabato o di domenica quando il nostro tempo libero era un po' più così flessibile, e poi vabbè ci sta molto spirito di collaborazione. Anche se devo dire che si sta migliorando sempre di più il rapporto proprio con gli enti locali, quindi per esempio appunto con i municipi, che adesso stanno mettendo a disposizione molto spesso, quando ci sono degli spazi inutilizzati, li mettono a disposizione dei gas per effettuare lo scarico merci, per avere un piccolo magazzino. Ecco. Certo, certo. Allora, scopro anche che si possono mangiare ancora arance buone a Roma. Assolutamente. Perché difficilissimo trovarle nei commercianti. Ti porteremo le arance. Sito, eccolo qua, è quello giusto, giusto? Rete Gas Lazio, rete dei gruppi d'acquisto solidale di Roma e del Lazio, venite qua e potete appunto trovare anche il vostro gruppo più vicino. Sì, ecco. Sì, questo per Roma e Lazio, e poi ci sta anche quello nazionale che lo lanciamo, che è retegas.org. C'è una mappatura a livello nazionale per insomma chi ha bisogno anche in altre regioni. Certo. E ci sono anche dei documenti che parlano un po' dell'attività del gas, proprio di come si svolge insomma che cos'è un gas, ecco quello che ci stiamo raccontando adesso noi. Allora, abbiamo al telefono anche Paola Biferale del Gas Roma Secondo. Buonasera anche a lei, ben trovata. Buonasera. Allora, stiamo raccontando un po' cos'è, insomma siamo partiti spiegando esattamente cos'è un gruppo di acquisto solidale, poi siamo entrati nel dettaglio. Allora, conosciamo il Gas Roma Secondo, quando inizia la vostra storia? La nostra storia inizia circa 4 anni fa, nel 2009, diciamo dall'iniziativa di un gruppo di cittadini qui del quartiere, noi siamo il quartiere Trieste Salario, che appunto è entusiasti di cimentarsi in questa avventura del rapporto diretto con i produttori, dell'acquisto consapevole del proprio approvvigionamento alimentare, si sono imbarcati in questa avventura. È un gas che ha deciso fin dall'inizio di non chiudere il proprio numero di iscrizioni, quindi nel tempo è diventato un gas piuttosto grande rispetto poi anche alle esperienze che in genere invece sono più piccole certo. Come cioè iscrizioni. Noi siamo arrivati ormai a circa 170-180 famiglie iscritte, che è un numero proprio un po' anomalo per il mondo dei gas. Però insomma reggiamo, è un'esperienza, ecco, che ancora come ci... Come si gestisce la parte finanziaria? Come si fanno a pagare appunto i fornitori raccogliendo tra tutti gli importi? Questo è un punto che abbiamo ancora toccato. Beh, questo diciamo che il gas si basa tutto esclusivamente sul lavoro volontario degli iscritti al gas, che quindi si alternano nelle varie mansioni. Tra queste c'è quella di raccogliere anche diciamo i soldi che servono ad acquistare i prodotti che si sono ordinati in giorno della consegna. Quindi noi per ora non abbiamo messo in piedi formule più sofisticate, ma semplicemente il giorno che arriva il fornitore, il produttore che ci porta i prodotti ordinati, le persone pagano e poi dopo noi paghiamo a lui dopo con un bonifico o anche direttamente se il fornitore ha la possibilità di aspettare che siano arrivati tutti, insomma, certo. Ecco, in maniera molto diretta, molto semplice, insomma per ora facciamo così. Certo, in maniera semplice e diretta, anche perché c'è fiducia dopo che l'esperienza si è consolidata tra fornitore e acquirente, sì. C'è completa fiducia. Queste esperienze nascono su questo, si basano e nascono su questo, anche il nostro gas è nato proprio dalla collaborazione tra
appunto cittadini e ad alcuni produttori che sono i nostri storici, che ci hanno accompagnato fin dall'inizio in questo, diciamo, in questo progetto, e che quindi noi conosciamo benissimo, conosciamo la loro attività, e questo, diciamo, è la questione fondamentale dell'attività di un GAS. Cioè non è che ci incontriamo e ci riuniamo soltanto per comprare cose particolarmente buone o particolarmente fresche o perché sono biologiche, quelle non è quello, diciamo, l'obiettivo è proprio quello di avere un rapporto diretto con il produttore, quindi la fiducia è una base, la base, perché nasce contestualmente alla conoscenza e quindi ad accettarli come produttori e fornitori del gas. Ecco, quanti sono i vostri fornitori e che merci, quali categorie merceologiche coprono? Allora, noi adesso abbiamo fornitore di frutta e verdura che ci rifornisce settimanalmente, e poi abbiamo di carni rosse, che la cui fornitura è mensile, di carni bianche, anche mensile, e poi abbiamo farine, cereali freschissime, anche lì è stato una cosa, un percorso bellissimo di crescita su questo argomento. Ecco, perché non sappiamo che quando compriamo la farina al supermercato rischiamo di comprare una farina vecchia di qualche anno. Invece noi compriamo, a noi ci portano una farina che è stata macinata uno o due giorni prima, che ha 3 mesi di scadenza, il che la dice lunga su quanto poi possano essere manipolate le farine invece che si trovano sul mercato, che hanno scadenze anche di uno o due anni, e che sono freschissime, fatte solo di grani locali, biologici, anche in alcuni casi recuperando anche grani quasi scomparsi dalla produzione. E le prendiamo in confezioni grandissime, che all'inizio pensavamo che ci avrebbero creato un sacco di problemi, invece adesso proprio abbiamo imparato tutti a fare il pane, la pizza, ma questo con un senso che non è quello di chi non ci abbiamo niente da fare, oppure ci piace tanto l'idea, diciamo, del fai da te, è proprio perché in questo percorso poi piano piano capisci quanto è importante, quanto è differente poi mangiare cose così piuttosto che altro. È un percorso proprio di crescita che si fa, e quindi risparmiamo moltissimo sulle confezioni, cerchiamo di comprare soltanto, cioè, confezioni anche meno grandi, imballaggi da gettare, anche meno imballaggi, assolutamente tutto quello che viene in ballo. Adesso per esempio acquistiamo anche detersivi ecologici, nonché prodotti per l'igiene della persona, e anche lì ricicliamo flaconi di qualsiasi genere, perché abbiamo imparato anche che la filiera della plastica è una filiera mortale, micidiale, e quindi su questo anche su questo. È questo, l'azione del gas è questo, l'obiettivo del gas è questo, non solo sapere che cosa mangi e conoscere di persona quello che produce il cibo che porti in tavola, ma anche proprio è una crescita di consapevolezza, di conoscenza, che pensiamo, crediamo che sia importante per, certo, ribaltare o insomma per cambiare alcuni meccanismi, soprattutto del mercato, insomma cambiare un po' la nostra società e uscire anche da questa fase di troppo presuntuosa, però dalle piccole azioni si ottengono poi anche grandi risultati. Grazie a Paola Biferale, la saluto velocemente perché abbiamo anche una telefonata da casa, certo, telespettatore, quindi abbiamo suscitato qualche curiosità, sentiamo che cosa ci chiedono. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Signora Francesca, buon pomeriggio. Io sono Paolo Cataldi, sì? Sono il discendente di una famiglia di commercianti dal 1726. E che cosa ne pensa Paolo di questi gruppi di acquisto solidale? Ah, cosa ne penso? Sì. Ecco, ne penso che è una fatica inutile. Ci sono tanti negozi, ci sono tanti supermercati, tanti discount, sotto casa c'è il negozio. Oggi sono sortiti, però allora non ha sentito gestiti. Paolo, tutte le altre ragioni che abbiamo ho sentito dire che la farina avrebbe 2 anni, ma non è vero, la farina ha al massimo 15, 20, 30 giorni, 40,
E queste sono cose che voi illudete. I negozi sono validi tuttora, anche se hanno chiuso molti. Certo. Non, perdete del tempo. Ecco, Paolo, però lei aveva una di quelle botteghe a conduzione familiare che probabilmente prestava attenzione anche a questo, insomma, aveva dei fornitori scelti, eccetera. Mentre probabilmente i grandi supermercati, per ragioni insomma strettamente economico-finanziarie, non hanno la stessa attenzione. Però rispondiamo a Paolo, insomma, sì. si potrebbe ricreare anche una... Paolo, la saluto e la ringrazio, perché abbiamo solo un minuto per chiudere, voglio sentire cosa ci dice Gabriella a questo punto. Si potrebbe creare per comunità, Paolo diceva è scomodo, è inutile, in qualche modo si possono rinascere delle botteghe che appunto semplifichino la vita a tutti, però che tengano conto ugualmente delle regole di cui parlavamo fin qui. Sì, beh, in realtà io spero che si vada in questa direzione, nel senso che adesso appunto i gas più maturi, comunque, che riescono ad avere, magari quando hai una sede, o che diventi una sorta di punto di riferimento, però che segue sempre un po' questi criteri appunto che ci siamo detti dell'economia solidale, quindi che magari venderai frutta e verdura biologica, detergenti ecologici e dove si può trovare commercio equo e solidale, quindi comunque una sorta di garanzia appunto di una filiera etica, e quindi un acquisto un po' diverso che si può sicuramente ricreare, anzi speriamo, anche appunto nascono tanti punti. Non si può sempre prevedere in anticipo cosa ci occorre, servono anche negozi dove andare a prendere qualcosa che improvvisamente ci occorre, non abbiamo il tempo di selezionare e attendere. Allora Gabriella, grazie mille, il tempo è finito, abbiamo lasciato molti punti in sospeso, quindi tra qualche puntata, se vuole, riprendiamo il discorso. Grazie, linea alla regia, pochi minuti e poi seconda parte di Roma Città Aperta con Ditelo di Pomeriggio.